Valorizzare il merito e il potenziale dei giovani favorendo la formazione scolastica ed universitaria di circa 400 ragazzi di famiglie in condizioni di disagio economico e con una media scolastica alta che risiedono nelle province di Firenze, Arezzo e Grosseto. Si tratta del progetto Tutto Merito Mio di Fondazione Cassa di Risparmio Firenze e Intesa San Paolo. Si creano le condizioni economiche per far sì che i meritevoli a scuola possano proseguire nel loro corso di studi anche se le loro famiglie non hanno la disponibilità economica per farlo. E quindi si fanno emergere i migliori e si fa in modo che i migliori che non hanno le condizioni per proseguire invece proseguano. E non soltanto proseguano, ma visto che c'è anche poi un accordo con l'associazione industriali, che ci sia anche una conoscenza tra il mondo della scuola e delle eccellenze della scuola e il mondo produttivo. Questo alla fine ci rincuora moltissimo, perché questo percorso nasce ad Arezzo e grazie all'intervento anche di Confindustria può avere una conclusione ad Arezzo, cioè i ragazzi possono trovare casa e lavoro a casa loro. Il programma recluterà con un bando aperto dal 2 aprile al 1 luglio giovani studenti da 17 ai 19 anni. L'iniziativa copre un arco temporale di 6 anni dal 2019 al 2025, per il quale è previsto uno stanziamento complessivo da parte dei due promotori di 7 milioni e mezzo di euro. Quella scelta si fonderà su criteri oggettivi, quindi la performance scolastica, che poi sono i voti conseguiti fino ad oggi a questi ragazzi, ovviamente l'otto in condotta, la condizione economica della famiglia di riferimento, l'importanza della lettera di referenza che ogni preside dovrà fare a questi ragazzi e anche la valutazione della loro autocandidatura, perché ognuno di loro dovrà scriverci una lettera in cui ci dovrà spiegare perché dovremmo selezionarlo.